Ciao a tutti, oggi prepareremo l'aperitivo sangria rosé. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 minuti più 4 ore per macerare. Gli ingredienti sono vino rosé, fragole a pezzi, pesche a pezzi, albicocche a pezzi, susine a pezzi, zucchero semolato, cannella, chiodi di garofano e cognac. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riempiamo lo zucchero sul fondo del boccale. Versiamo il vino. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo amalgamare per 20 secondi. A velocità 1. Aggiungiamo le pesche. Albicocche. Le susine, i chiodi di garofano e la cannella. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 1 minuto. Con l'antiorario a velocità 1. A questo punto trasferiamo il tutto in una brocca. Abbiamo trasferito nella brocca, adesso lo lasceremo a macerare in frigo per 4 ore. Abbiamo ripreso dal frigo la sangria. Adesso aggiungeremo le fragole. E il cognac. Mescoliamo. E riponiamo in frigo per una mezz'oretta prima di servire. Sangria rosé. Grazie e alla prossima ricetta.